Oggi si apre una nuova fase per l'Italia e per i suoi quasi 8.000 comuni. Un'occasione di sviluppo, progettazione, idee che dobbiamo essere pronti a cogliere per i nostri cittadini e per le generazioni future. Nella legge di bilancio stanziamo 1,4 miliardi fino al 2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e aumentiamo di 2,7 miliardi i fondi per la manutenzione delle scuole fino al 2036. Destiniamo 2 miliardi di euro fino al 2030 per consentire alle province e alle città metropolitane di svolgere le loro funzioni fondamentali. Aiutiamo i piccoli comuni in particolare difficoltà economica. Istituiamo un apposito fondo per sostenere e valorizzare i territori montani con una dotazione di 200 milioni all'anno. Soprattutto comuni e città metropolitane dovranno amministrare quasi 50 miliardi di euro come soggetti attuatori del PNRR. Dalla transizione digitale a quella ecologica, dagli investimenti nella cultura all'edilizia pubblica, dagli asili nido al sostegno degli anziani più vulnerabili, il futuro dell'Italia vi vede oggi protagonisti. A pochi mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione europea, siamo pienamente nella fase della sua attuazione. Nelle prossime settimane il Governo ha in programma una serie di incontri in molte città italiane per confrontarci sulla sua realizzazione. Abbiamo già approvato 159 progetti di rigenerazione urbana su cui investiamo 2,8 miliardi. Ben oltre il 40% è destinato a interventi nel Mezzogiorno. Per riqualificare l'edilizia residenziale pubblica, rendere i quartieri delle città più inclusivi e migliorare la qualità delle abitazioni, abbiamo già ripartito 2 miliardi tra le regioni, che adesso dovranno bandire i concorsi per i comuni. Abbiamo già avviato il potenziamento del trasporto extraurbano con 600 milioni che sono stati già suddivisi tra le regioni per rinnovare la flotta degli autobus. Abbiamo assegnato 700 milioni ai soggetti gestori regionali per rendere più funzionali le stazioni ferroviarie del Mezzogiorno e riqualificare le aree in cui si trovano. Nel complesso sono stati già ripartiti tra gli enti territoriali 21,6 miliardi per interventi infrastrutturali.